Sono Mattia Scanapini, un ragazzo di 24 anni. Quando posso viaggio qua nel mondo, eppure in Italia, con la mia macchina fotografica e il quaderno degli appunti. Per tentare di raccontare storie e sensibilizzare nuove persone verso realtà spesso dimenticate. Sono Mattia Scanapini, un ragazzo di 24 anni e quando posso viaggio qua nel mondo, eppure in Italia, con la mia macchina fotografica e il quaderno degli appunti, per tentare di raccontare storie e sensibilizzare nuove persone verso realtà spesso dimenticate. In questi circa 4 anni di viaggi ho realizzato diversi reportage nei Balcani, Caucaso, in Turchia, Est Europa e anche l'Estremo Oriente, viaggiando quasi esclusivamente via terra. Quindi sempre confondendomi con i dialetti e la gente del posto, quindi a bordo di pulmini e treni locali. Nel mese di marzo ho scritto questo libro, si intitola Verso Est, e racchiude tutti gli appunti e le storie vissute in Siria, Ucraina, o Bosnia, o Armenia, Georgia, così come la Moldavia. Il primo passo di questo cammino è stato proprio la Bosnia-Herzegovina, un paese, insomma, si può dire a due passi da casa, viaggiando via terra, quindi traghetto e pullman fino alla città di Sarajevo, successivamente fino alla cittadina, al paesino di Srebrenica. Un paesino che ti colpisce la prima volta proprio per la quiete, la tranquillità del posto, un paesino immerso nel verde, dove però porta ancora le ferite. Ciò che colpisce è il vuoto delle stradine e dei vicoli di questa cittadina, ecco, al giorno d'oggi, a distanza insomma di più di 20 anni dal genocidio avvenuto nel luglio del 1995, sembra che la guerra non sia mai finita. Le persone a Srebrenica sembrano, diciamo, come dei fantasmi, sono veramente rimasti in pochi e si portano dietro dei dolori, dei ricordi. Difficile vedere sorrisi. Si rimane colpiti dall'odio ancora presente, perché è una cittadina composta quasi per metà da bosniaci e l'altra metà da serbi. Ogni anno vengono resumate più di centinaia di ossa, centinaia di corpi dalla terra della Bosnia, vengono trovate, scoperte nuove fosse comuni e quindi la cifra sta aumentando anno dopo anno. E mi sono recato nel memoriale di Potočarik per incontrare le vittime, i sopravvissuti di questa mattanza, che una volta all'anno appunto danno una degna sepoltura ai parenti, amici, fratelli, madri, genitori, conoscenti. Si arriva in questo memoriale che ti colpisce subito il numero incredibile di lapidi, il bianco abbagliante di queste lapidi, dove appunto vengono sotterrati i corpi delle vittime, vengono insomma lette preghiere, vengono letti versetti del Corano. Non ho solo vissuto questa parte, diciamo, del genocidio, ma mi sono spinto oltre, quindi sono proprio entrato nelle case delle vittime, dei sopravvissuti, e due persone in particolare mi hanno colpito proprio perché mi hanno condotto all'interno di questo dolore, di questa sofferenza. Uno è Irvin, un ragazzo di 27 anni che dopo numerosi viaggi insomma in giro per Italia, Tunisia, seguendo progetti locali, ha deciso di tornare proprio a Srebrenica, la città da cui è scappato all'età di 6-7 anni. E l'altra è sua zia Ashra, nonché presidente dell'associazione Madre di Srebrenica, un'associazione che ancora oggi insomma si batte per chiedere giustizia e per insomma condannare le violenze appunto di questo genocidio. Nel mese di luglio circa organizza una manifestazione tra le viuzze per chiedere giustizia e incarcerare, se sia ancora possibile, i conduttori di questa mattanza. Il giorno seguente, ecco, si vedrà un altro tipo di manifestazione organizzata dal lato serbo, proprio per, diciamo, smentire questo dramma, come se Srebrenica, la parola stessa di Srebrenica, non è mai esistita, né il dramma si fosse mai consumato. E ho potuto insomma relazionarmi con un contesto e con un'atmosfera molto diversa, e davanti insomma a un piatto di pite e cevapi, che sono, diciamo, i piatti più tradizionali della cucina bosniaca,
molto simili per sapori, ma insomma per forme molto diverse, sembra quasi di trovarsi in un altro mondo. Insomma, grazie a tutti questi dettagli culturali, se così si possono chiamare, sono riuscito, ecco, a capire più da vicino, a toccare di mano questo dramma ancora perenne, insomma. Dicono che i Balcani siano una polveriera che ogni, non so, 20 anni rischia, insomma, di esplodere. Passando per le semplici ma grandi storie di queste persone, capisci che c'è ancora tanto lavoro da fare e si tratta di tematiche appunto a due passi da casa.